Segui Gesù e Lui ti guarirà. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata, carissimi amici. Accogliamo il Vangelo che anche oggi illumina la nostra vita. Leggiamo Matteo 12, 14, 21. In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù, però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Amen. Carissimi, abbiamo visto e ascoltato oggi questo episodio. Dopo che Gesù, in giorno di sabato, insieme ai suoi discepoli, coglie e colgono le spighe di grano per mangiarle, e quindi vengono poi accusati di non rispettare il sabato, i farisei vogliono farlo morire. Stanno cercando quindi delle prove. Di fronte a questa ostilità, che noi sappiamo ci sarà sempre nei confronti e contro Gesù, non solo 2000 anni fa, anche nella nostra vita. Noi siamo cristiani e quando noi annunciamo il Vangelo, quando noi viviamo il Vangelo, quando noi lo portiamo agli altri, sappiamo di essere perseguitati. Sappiamo che qualcuno vuol far morire il nostro entusiasmo. Qualcuno vuole scoraggiarci. Innanzitutto è il diavolo, che si serve delle persone, chiaramente, o si serve anche dei nostri pensieri, di una mentalità negativa. Gesù continua l'annuncio. Ecco cosa dobbiamo fare anche noi. Molti continuano a seguire Gesù pur essendoci queste avversità, queste condanne a morte. Molti lo seguono e Matteo è molto preciso dicendo: egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo. Tutti coloro che hanno seguito Gesù sono stati guariti. Fratelli e sorelle, oggi guardiamo che cosa significa seguire Gesù. Significa metterlo al centro del nostro cuore, della nostra fede, della nostra vita e ricevere da Lui anche la guarigione. Guarigione del cuore, guarigione della mente, guarigione fisica. Gesù è Yeshua, il Salvatore. Ecco perché dobbiamo andare avanti, non scoraggiarci. E noi sappiamo che la via di Dio è stretta. La via di Dio non è larga e spaziosa. La via di Dio è stretta. E non è solo una fessura verticale, ma è anche una fessura orizzontale, come una croce. Si passa attraverso la croce, ma Dio è con noi, ma Dio ci guarisce attraverso quella croce, fratelli e sorelle. Ecco oggi l'importanza di sperare nel nome di Gesù, l'importanza di non arrendersi, l'importanza di andare avanti, l'importanza di invocare lo Spirito Santo che ci fa seguire Gesù con tutte le forze, con tutta la mente e con tutto il nostro cuore. Vi invito allora ad aprire le vostre braccia e a dire: grazie Gesù, grazie perché tu mi hai chiamato a seguirti e voglio credere che anche io, che sono tra questi molti che ti seguono, verrò guarito. Signore, io ti seguo perché ti amo, ti seguo perché sono rimasto affascinato dalla tua parola, ma so anche che seguendoti verrò liberato, verrò guarito e la mia vita sarà magnifica. Per questo ti benedico e a te do l'onore e tutta la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, cari amici, ricevete questo slogan che sia davvero
il nostro stile di vita. Segui Gesù e Lui ti guarirà. Seguiamolo perché lo amiamo, perché lo ascoltiamo, perché il nostro Maestro è il nostro Pastore che ci cura, che ci guida, è al nostro fianco. E vi vogliamo invitare per un'esperienza meravigliosa chiamata Relax in Cristo. Domenica 4 agosto, un incontro, una giornata dal mattino al pomeriggio qui a Strona, alla presenza di Dio, di tanti fratelli e sorelle in Cristo, per respirare aria di pace, di libertà, ma soprattutto di presenza sua. Iscrivetevi sul nostro sito web. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao.